Il desiderio e la puttana, le poste in gioco nascoste della sessualità maschile. Di Elsa Caià e Antonio Fischetti, edito da Albin Michel, Parigi. Annotazioni intorno al libro Il desiderio e la puttana, le poste in gioco nascoste della sessualità maschile. Il libro è del 2007. Il sottotitolo riguarda i lati nascosti della sessualità maschile. Abbiamo preso questo libro assieme ad altri quattro per una ricognizione del panorama culturale francese intorno alla questione della sessualità, detta maschile. Abbiamo deciso quindi l'acquisto a partire dai titoli. Quattro hanno come titolo la sessualità maschile e questo lo ha come sottotitolo. Non sapevamo quindi chi fossero gli autori e nemmeno qual è il modo di analizzare la materia, nel senso che per lo più si tratta di testi di psicanalisti, perché il termine emerge in quel contesto, quello di sessualità maschile. Ma potrebbero giustamente essercene ben altri che parlano di questo tema, magari con altri titoli, no? Che non lo menzionano nello stesso titolo. Forse hanno a che fare quasi tutti con la psicanalisi, almeno 4 su 5. Quello di ambito canadese si definisce sesso analisi e viene dal connubio tra la psicanalisi e la psicologia. In questo libro troviamo un autore dal percorso eclettico, Antonio Fischetti, e un'autrice che è psicanalista, Elsa Caià. Su internet troviamo materiali intorno al percorso di Antonio e troviamo traccia di alcuni dibattiti intorno proprio a questo libro. Essa viene da un ambito lacaniano, pare, quantomeno il confronto c'è con una parte della produzione post-lacaniana. Il libro ha una chiara committenza editoriale. L'intervento di Antonio Fischetti è proprio nella direzione di fornire sì, di fornire il libro vendibile e di un linguaggio abbastanza comprensibile. Sappiamo quanto i testi di psicanalisi siano spesso difficili, sono molto difficili, alcuni anche illeggibili, pare. Antonio è un personaggio erudito, eclettico, abbiamo accennato, e quindi editorialmente ideale per porre moltissime domande, che sono il pretesto per questo altro itinerario analitico che è quello di Elsa Caià. Non che non ponga domande e quesiti veri, Antonio, e non che non risponda, Elsa Caià, a questi vari quesiti. C'è tuttavia una sensazione che la materia sia annegata in un parolame corrente, dal quale sia ulteriormente possibile una lettura. Come se ogni assunto, come nel risvolto teorico proposto da essa, sia annegato in un mare di luoghi comuni, che non ci permette di intendere in realtà chi che sia. È quindi un libro che può dare qualche suggestione di lettura per altre letture, magari più specifiche. Siamo in condizione di intendere un po' le basi teoriche del psicanalista Elsa Caià. Ed è il suo un lacanismo di terza generazione. Pare che l'asse centrale sia la questione dell'essere, che detto così sembra un programma filosofico, dove l'avere tra l'altro servirebbe da schermo, da pseudo soluzione alla questione dell'essere, e lo stesso sesso,
e la prostituta come schermo, mentre sembra un percorso privo di specificità per i troppi materiali che prende senza leggere, e in particolare è quello come modo operativo di Antonio Fischietti. Nel senso che evidentemente ci sono infinite questioni nei materiali raccolti, ma appunto non elaborate, affastellate. Anche in questo caso dei libri sulla sessualità maschile è importante il fantasma, che grosso modo è sempre un fantasma di origine e non un fantasma che interviene nell'atto, sebbene dalla comprensione di questo fantasma, questo è il termine usato in francese, comprensione, di alcuni di questi fantasmi che non rimarrebbero per lo più inconsci, ebbene da questa comprensione che arriverebbe via analisi stessa e non da altro, allora è così che si erge la grande illusione, l'illusione che la psicoterapia, via l'assolvimento universitario della questione psi, possa trasformare i connotati psichici senza nessuna trasformazione della società. Basterebbe appunto la comprensione del fantasma. Questo libro non è proprio un contributo capitale per la comprensione della sessualità maschile, che è disgiunta da tutto quello che fa problema, dalla corruzione delle donne con la prostituzione allo stupro e al femminicidio, ma quasi non tocca la questione della sessualità. Mette in evidenza questa connessione con la prostituzione, ma non è svolta nemmeno questa questione. Non ci pare quindi che alla domanda fatta nella quarta di copertina sia stata data una risposta. La domanda è: la madre è una prostituta che si ignora? Anche dalla formula inversa potrebbe avviarsi una lettura intellettuale, per questioni che in effetti sono radicali. La puttana è una madre che si ignora? Nella logica della risposta, nella logica del fallo, la risposta è in entrambi i casi sì. Il titolo pare provocatorio, scabroso, il desiderio e la puttana. Poi nel testo si preferisce il termine prostituta a quello di puttana. Il sottotitolo, le poste in gioco nascoste della sessualità maschile, potrebbe far pensare alla messa in discussione della sessualità maschile per l'aspetto della passione per le puttane, ma neanche questo si trova nel libro. È una constatazione in Essa Kaya. Non c'è l'analisi di questa constatazione. E quindi rimane un titolo per falso nesso, in questo caso come gadget commerciale. Il titolo avrebbe semmai dovuto essere L'orco e la puttana, altrimenti come indagare la supremazia fallica come impianto del porco, per citare un detto dello scrittore Idolo Osvoglie. Certo, ridurre la psicanalisi a un'analisi dei fantasmi, come fa anche Essa Kaya con quelli sessuali, come se la cifra assoluta dell'esperienza fosse un segreto del cova, dice quanto la psicanalisi per sopravvivere abbia bisogno di orchi e di puttane. La psicanalisi?